Un cordiale saluto, buongiorno a tutti voi. Oggi è venerdì 2 giugno e questo è l'appuntamento con la rassegna stampa Occhio ai giornali che tutte le mattine alle 7.30 va in onda in diretta con le repliche fino alle 8.30, alle 9.10, alle 11 e alle 13.30. E poi naturalmente on demand sul sito internet occhioalanotizia.it. Vediamo subito il santo di oggi. La Chiesa cattolica oggi ricorda i santi Marcellino e Pietro. Il sole sorto alle 5.27 e tramonterà alle 20.45. Il tempo per questa giornata sarà perturbato. Nel pomeriggio avremo rovesci o temporali sparsi nelle zone interne ed isolati nella fascia costiera. I venti saranno a regime di brezza e il mare oggi sarà quasi calmo o poco mosso nel primo pomeriggio. Per la giornata di domani il tempo migliora. Vedete, il tempo torna sereno. Le temperature saranno in lieve aumento, i venti di brezza attesa, il mare sarà poco mosso. Per domenica 4 giugno, cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento, i venti a regime di brezza e il mare sarà poco mosso. Il transito di una debole perturbazione determinerà fenomeni di instabilità per l'inizio della prossima settimana con rovesci o temporali, poi da mercoledì è atteso un miglioramento. L'incubo di Filippo Magnini, campione di nuoto, in primo piano sul Resto del Carlino, che ieri ha lanciato la notizia, le carte dell'inchiesta, la procura antidoping, il campione intercettato e pedinato, ma alla fine risultò pulito. Il dietista indagato dice: chiedete a Fognini se gli ho mai dato un medicinale. E poi sopra l'intervista che nonno e zia di Francesco, il bambino di 7 anni ucciso da un batterio attivo da almeno 4-5 giorni per un'otite curata con l'omeopatia. In questa intervista loro dicono Mecozzi, il medico che aveva in cura il nostro nipote, non deve curare altri bambini. Allora, ricominciamo proprio da qui, da questa notizia, da questa intervista, dalla tragedia di Cagli. Vogliamo giustizia per Francesco. Allora, queste due persone sono Maurizio Olivieri, il nonno, e Aurora, la zia di Francesco, con le lacrime agli occhi, che raccontano quello che è successo, quei terribili giorni. E poi sopra invece una fotografia recente del piccolo Francesco. E allora la madre, raccontano, voleva provare altre cose, ma il dottore era sicuro e ha detto loro di non farlo, non fatelo. Non è una vendetta, dicono loro. Va impedito però che altri si trovino di fronte ad un delirio di onnipotenza, proprio così, delirio di onnipotenza. Il nonno e la zia dicono: Mecozzi ci ha terrorizzato, non deve continuare a curare i bambini. E l'inchiesta. L'inchiesta parla di un batterio che ha ucciso il bambino. Un attacco durato 4-5 giorni. È stato individuato dai laboratori del Meyer di Firenze nei tessuti neurologici e Mecozzi continua invece nella sua attività. La pagina di Fano, ancora Chalet del Mar, il locale molto in voga tra i giovani, che è stato chiuso, al quale sono stati messi i sigilli per una questione burocratica amministrativa. Tutto rinviato a lunedì, si temeva l'assalto della folla. Ieri era giovedì, e lo chalet va fortissimo in questa serata, è la serata del giovedì, è la serata in cui si riversano in spiaggia tantissimi giovani. Ieri c'è stato il sopralluogo dei pompieri, questioni di ordine pubblico, il locale dunque resta chiuso. C'è un effetto mediatico, tanta gente che sta discutendo su questa chiusura forzata del locale in questi giorni, c'è l'hashtag Io sto con lo chalet che insomma sta andando bene. I nodi dell'estate, dall'opposizione una mozione per la giunta, divertimenti per i giovani, così restano a Fano. Santa Maria Nuova riapre dopo le scosse di terremoto che avevano causato la chiusura. I frati sono felici, imminente la fine dei lavori per la chiesa lesionata dal sisma. Tutti gli interventi raccontati in questo articolo. Quasi 200.000 euro la spesa dei lavori, al via il 31 gennaio scorso, riparazione delle fessurazioni, rifacimento delle parti di copertura e riparazione delle volte in Camurcana. L'altra pagina del Resto del Carlino con la cronaca: vendevano droga ai minorenni. Siamo a Cagli. La polizia denuncia tre spacciatori. Nel mirino due fratelli marocchini e il grossista. Nelle perquisizioni domiciliari trovati marijuana e hashish.
Poi sotto, fino a domenica, le tartufaie sono aperte ad Acqualagna, parla il sindaco Pierotti, esperienza unica per tutti. E poi le intercettazioni e i pedinamenti, torniamo al caso di Magnini, le pagine del resto del Carino sono due, noi ne leggiamo soltanto una, i titoli di una di queste due. Dicevo intercettazione e pedinamenti, le carte alla procura antidoping, il fascicolo riguarda diversi sportivi, non solo Filippo Magnini. Il PM Cristina Tedeschini dice alcuni dei prodotti poi sono stati offerti anche al nuotatore, non risulta però che li abbia consumati. Apriamo adesso invece il Corriere Adriatico, la prima pagina è sui drogati e gli ubriachi che si mettono, nonostante la loro condizione psicofisica, al volante, alla guida dell'automobile. In provincia di Pesaro Urbino vengono segnalati 5 casi al giorno, quindi 5 roulette russe, 5 persone ipoteticamente che potrebbero causare morti sulle strade proprio per la loro condizione psicofisica. Terribile. Controlli sempre più serrati, cifre triplicate nell'ultimo anno, 500 patenti ritirate. A centropagina invece la fotografia per quelli che noi chiamiamo volgarmente Vucumpra, i venditori abusivi certamente di mercanzia. DASPO per i Vucumpra, i parcheggiatori abusivi. Per quelli che vendono abusivamente in spiaggia e quelli che chiedono l'elemosina ai parcheggi, c'è questo nuovo regolamento della Polizia Municipale di Pesaro. Carducci, il piazzale e l'ospedale liberi da quelli che ti dicono di parcheggiare lì in cambio della monetina, che ti aiutano a parcheggiare in cambio della monetina. Lunedì in consiglio arriverà a Pesaro l'ok definitivo. Allora, entriamo nelle pagine interne, cominciamo da Fano. La pagina di Fano si occupa del Consiglio Comunale. Sanità, la giunta bussa in regione per viabilità e Santa Croce, c'è un documento condiviso in maggioranza, Bacchiocchi dice del PD, servono strade per raggiungere l'ospedale unico a Muraglia. E sotto invece no ai posteggi per anziani, ora opposizione su tutto, la mozione negata al Movimento 5 Stelle riguardava anche i disabili. Marta Ruggeri, la consigliere, dice non c'è più dialogo, non c'è dialogo. L'onda lunga invece dello Chalet del Mar a pagina 19 del Corriere Adriatico, città per vecchi? Questa è la domanda, ecco che cosa fare. Dopo i sigilli alla struttura dell'Arzilla, a Fano, politici e operatori si dividono tra incentivi e regole da rispettare, ma anche da rivedere. Ci sono dei limiti da non oltrepassare, ma anche azioni da intraprendere per salvare il turismo. Andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico, andiamo sulla questione, sulla tragedia di Cagli, è un pericolo per altri bambini, il medico deve essere fermato. Morto per otite, i parenti del piccolo Francesco incalzano, il legale invece dell'omeopata dice solidarietà anche tra i suoi clienti. Ma sentite le dichiarazioni parenti del piccolo Francesco, che dicono quel medico va fermato perché è un pericolo per gli altri bambini. Non cercheremo vendette, chiediamo che la giustizia però lo punisca per quello che ha fatto, per i suoi sbagli medici, per le sue diagnosi errate, visto che parlava di virus e invece l'otite era di origine batterica. Che paghi per la sua arroganza intellettuale, perché ha terrorizzato mia figlia e suo marito dall'andare in ospedale o dal far assumere al bimbo antibiotici. Il suo delirio di onnipotenza. Incalza il nonno materno, ha portato la morte di mio nipote e le nostre famiglie nella tragedia. Poi tutto l'articolo di Eugenio Gulini sulla pagina del Corriere Adriatico di questa mattina. Allora, c'è Sgarbi, Vittorio Sgarbi, non ha bisogno di presentazioni, qualcuno mi raccontava che ultimamente è stato visto addirittura seduto sulla tazza del water mentre continuava a fare un'intervista. Ora, avete inquadrato, sappiamo tutti benissimo com'è il personaggio, che pur essendo di una intelligenza, secondo me, incredibile e di una cultura sconfinata, però purtroppo ha deciso che il suo personaggio deve essere a volte quello che vediamo tutti i giorni, che ascoltiamo e vediamo tutti i giorni. Quindi cosa è successo? Che anche nell'aula del Consiglio Comunale di Urbino, che teoricamente dovrebbe essere
composta da persone per bene, tra virgolette, anche nei modi di esporre le proprie ragioni e le proprie critiche, in realtà Sgarbi è così ed è così anche dentro al Consiglio Comunale di Urbino. Questa cosa però non è andata giù, perché? Perché Sgarbi ha parlato e ha fatto il suo show in un Consiglio Comunale recente, quello del 29 di maggio, ha cominciato a sparare a zero, a modo suo, anche usando il torpiloquio, quindi parolacce e quant'altro. E adesso però CUT Libera Tutti, che è il gruppo che è passato all'opposizione dopo che il sindaco Gambini di centrodestra dimissionò Maria Francesca Crispini, ha deciso di scrivere al prefetto e di dire: ora basta, abbiamo superato il limite. Anche perché Sgarbi a un certo punto si è messo ad offendere anche il direttore della Galleria Nazionale delle Marche, Peter Aufreiter, che è stato pesantemente attaccato, e in tutto questo stigmatizzano quelli del CUT anche il comportamento tenuto innanzitutto dal presidente del Consiglio Comunale, che è Elisabetta Foschi, che a loro dire non ha saputo gestire il Consiglio, cioè non ha praticamente fermato il delirio di Vittorio Sgarbi, non interrompendo appunto il turpiloquio dell'assessore alla cultura Vittorio Sgarbi, rivolto verso tutti i consiglieri di minoranza e soprattutto appunto verso il direttore della galleria Peter Aufreiter, né censurandolo e nemmeno richiamandolo. Quindi si parla di questo sul Corriere Adriatico di questa mattina, la pagina di Urbino. A Cagli invece due fratelli marocchini di 23 e 17 anni, residenti nel centro storico di Cagli, sono stati denunciati, marinavano alla scuola per comprare la droga, e loro si sono giustificati così dicendo: non abbiamo un lavoro e quindi in qualche modo dobbiamo sbarcare anche noi il lunario. Chiude l'Aspin, siamo a Pesaro, in vendita la sede, le conseguenze della riforma della Camera di Commercio si faranno sentire anche localmente, il Palazzo di Corso 11 settembre rimarrà come presidio insieme ai 60 dipendenti salvaguardati, a Pesaro potrebbe trovare spazio l'azienda speciale del mobile e della meccanica. Per la festa del 2 giugno, oggi una parata di nomine, cavalieri, ufficiali, commendatori. Il Corriere pubblica tutto l'elenco dei premiati in prefettura. Sono 17 riconoscimenti che verranno consegnati appunto oggi. Poi c'è la cerimonia finale con la Maina Bandiera alle 19.30 in Piazza del Popolo a Pesaro, dove sarà lasciata invece sventolare sin dalla mattina. Quindi ci sarà stato, penso, in queste ore l'alza bandiera, e stasera alle 19.30 la Maina Bandiera. E quindi la tradizionale celebrazione della festa del 2 giugno. Poi attenzione per quanto riguarda i controlli con autovelox e quant'altro, perché c'è questa iniziativa delle polizie stradali, una cosa europea, dal 5 all'11 giugno c'è questa campagna che si chiama Alcol e Droga. A tal fine verrà predisposta una serie di controlli mirati con precursori ed etilometri un po' in tutto il territorio, con particolare attenzione anche ai conducenti di veicoli pesanti e commerciali, dal 5 all'11 di giugno. Andiamo adesso invece sulla pagina di Senigallia, perché il 29 giugno del 2012 morì in un incidente stradale Michele Barchiesi, uno studente senigalliese di 16 anni che in motorino percorreva la Corinaldese per raggiungere la sua città natale. A 5 anni dalla tragedia, a pagare ieri mattina in tribunale sono state due donne accusate di omicidio colposo, una 46enne di Ostra che è stata condannata a un anno e 4 mesi e un'altra donna di 67 anni di Corinaldo alla quale il giudice Alberto Pallucchini ha inflitto un anno. Per entrambe la pena è stata sospesa. Poi c'è stato un falso allarme in strada, uno ha notato un clochard, un senza tetto che era lì immobile, pensava fosse morto e invece stava semplicemente dormendo, e quindi ha chiamato la polizia: correte, c'è un uomo morto a terra in via Capri. Per fortuna dormiva soltanto, quindi l'allarme è rientrato. Nella prima pagina di Senigallia invece Marzocca in versione tascabile, ora c'è la mappa della frazione, un vademecum che contiene le disposizioni sulla sosta, i luoghi da visitare e le iniziative in calendario.
Colli al Metauro invece ci stiamo avvicinando, sapete l'11 si vota sia a Terre Roveresche che a Colli al Metauro, la sfida si scalda, ricorso, si parla in questa campagna elettorale del ricorso al TAR per la questione della fusione, sanità e le liste che sono finite nel mirino. I punti cardine dunque dei programmi dei candidati di Del Moro, Aguzzi e della Ubaldi. Siamo in chiusura, da San Lorenzo in Campo. San Lorenzo in Campo ama la musica, sarà un giugno ricco di eventi, lo dice il sindaco Dell'Onti, parla della festa europea, di artisti internazionali e rassegna, il sindaco dice in fermento tutti i giorni. Ora, dovrei aver letto tutti i giornali che avevo qui nel touch, sì. Ok, allora noi ci fermiamo qua, la rassegna stampa è finita, 338-4968-250 anche oggi è a vostra disposizione come sempre per le vostre segnalazioni, testo, video, messaggi, mandateci quello che secondo voi può essere interessante per la nostra redazione. Ci vediamo stasera alle 20:30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Buona giornata a tutti.